Accessibilità e qualità dei servizi, efficienza ed efficacia della medicina territoriale ed ancora centralità e funzioni del complesso ospedaliero della Gruccia. Su questi ed altri argomenti si è incentrato l'incontro dibattito La sanità in Val d'Arno, organizzato dalle liste civiche sangiovannesi al civico Corso Italia 211. Sì, è questo che non è tollerabile, il fatto nel 2019 la Regione Toscana ha riconosciuto l'ospedale del Val d'Arno, un ospedale di primo livello, quindi sulla carta al pari di Arezzo e di Grosseto. In realtà da allora c'è stato un costante depotenziamento di questo nostro ospedale, sia da un punto di vista del personale, dove non c'è assolutamente il numero di medici, di infermieri e di OS necessari per dare un servizio di qualità, sia da un punto di vista delle risorse. Se noi si pensa, su questo ospedale sono stati investiti meno di 3 milioni di euro per un intervento sul pronto soccorso e ad Arezzo si investe 150 milioni più altri 70 milioni per NRR, è chiaro che non c'è lo stesso trattamento. Ma soprattutto non c'è assolutamente una programmazione negli anni rispetto al presente, al futuro e al ruolo che questo ospedale deve svolgere. C'è un'evidente criticità relativa al personale, mancano 5 figure apicali, l'azienda ha intrapreso le procedure concorsuali, ma di fatto il primo concorso che si svolgerà sarà il 5 di aprile nella ginecologia ostetrica a fronte di una fuoriuscita del primario a luglio del 2023. Quindi le criticità sono evidenti e macroscopiche, quindi da una parte criticità di personale, dall'altra parte criticità delle risorse. Quindi un dibattito importante, animato, da cui è uscita poi a mio avviso una proposta interessante, una sorta di sinergia tra le amministrazioni per richiedere con forza alla direzione dell'azienda che possa ascoltare e farsi carico di questo territorio. I problemi emersi sono quelli che poi sono un po' sotto gli occhi di tutti, ossia legate alle lunghe liste di attesa per i quali i cittadini purtroppo fanno qualche volta anche a meno o ricorrono al privato, nonostante che la nostra sanità pubblica sia un fiore all'occhiello, comunque lo era fino a poco tempo fa, e poi questo decentramento comunque sia dei servizi, perché questi mega ospedali nelle grandi città hanno fatto sì che delle visite specialistiche siano state spostate fuori dal territorio e i cittadini hanno proprio problemi, in particolar modo nelle fasce con problemi o comunque fasce più deboli, a spostarsi dovendo ricorrere a servizi di altre associazioni o purtroppo qualche volta spesso anche a un familiare, quindi creando anche dei disagi all'interno della famiglia.